Coca, ragazzi, è uno dei rifiuti più presenti in assoluto. Se voi ci fate caso, anche a casa vostra, il primo contenitore che ci riempie è quello della plastica. È vero? Perché? Perché ormai gli imballaggi sono tutti in plastica. Allora, però, non è che tutta la plastica si può riciclare. Cos'è che si può riciclare? Solo gli imballaggi. Allora, per esempio, come una mano? Questo qua è un imballaggio? No. È un filo di plastica, che voi giustamente avete detto. È di plastica, lo butto con la plastica. Questo non è un imballaggio. Ok? Poi, qui avete messo il sacco che poi deve essere, che deve essere svuotato, ma non deve essere buttato nella plastica perché è biodegradabile. Allora, eccolo qua, un altro errore. Il guanto non è un imballaggio, ma è un contenitore, o meglio, scusate, un oggetto in plastica che va nell'indifferenziato. Quindi i guanti e le mascherine vanno sempre nell'indifferenziato. Qui, vabbè, c'è stato, qualcuno si è confuso. Questo che cos'è? È carta. È carta, la mettiamo qua che poi dopo la riappoggiamo. Chi sarà, eh? Voi, vediamo. Sappiamo tutto. Nota dolente. Allora, ragazzi, come? Qua tutti bozzati, eh? Allora, no, vabbè, questi sono i classici errori che possono, che creano capito. Confusione. La plastica oggettivamente è quella che crea più confusione, perché uno dice di plastica, butto nella plastica. Allora, le posate di plastica non sono riciclabili, quindi vanno gettati nell'indifferenziato. È la mascherina. I piatti, scusami? La mascherina è qui. Sì, mi è cascata, dopo la prendo. Ma scusa, quel contenitore è filato al cambuccio. Bravissima. Allora, il piattino di plastica si può riciclare e va lasciato nella plastica, nel contenitore della plastica. Questo contenitore è un contenitore riutilizzabile. Okay. Può crearci qualsiasi cosa, quindi basta lavarlo e si può riutilizzare. Ecco le figurine. Il problema, ragazzi, del discorso della riduzione dei rifiuti. Questo è un altro errore. Carta. E poi c'è anche la cannuccia. Carta. La cannuccia vuole la plastica. La cannuccia vuole la plastica. Non ci giurerei. Indifferenziato. Indifferenziato. La cannuccia vuole l'indifferenziato. I guanti, ragazzi, mi raccomando, i guanti sempre nel differenziato. Altro problema, questo qui è il succhino, il Tetra Pak. Allora, con il Tetra Pak, ragazzi, passo all'altra P. Quindi per 4P, plastica. L'altra P è poliaccoppiato. Cosa significa poliaccoppiato? Vuol dire unione di più materiali. Allora, l'unico poliaccoppiato che si ricicla è il Tetra Pak. Che va dove però? Nella carta, bravissimi. Perfetto. Mi raccomando, la cannuccia. Dove va la cannuccia? La plastica! Indifferenziato! Indifferenziato! Ok, allora, ragazzi, il poliaccoppiato. Un altro esempio di poliaccoppiato è la busta dei biscotti. Ok? A volte vedete che sono, non so, poi c'è la carta. Esatto. Allora, se c'è scritto getta nella carta, lo gettate nella carta, altrimenti lo gettate nell'indifferenziato. D'accordo? Questo qui, ragazzi, si ricicla perché il Tetra Pak è un materiale meraviglioso. Perché si può riciclare riutilizzandolo, utilizzando in qualsiasi modo. Per esempio, la carta la si può riprendere per fare dell'altra carta. Ma l'unione della plastica e dell'alluminio diventa talmente resistente che ci costruiscono gli scivoli, le panchine, i pavimenti per i parchi. È un materiale talmente rigido che può trasformarsi e diventare arredamento. Ok? Altra cosa, mi collego alla carta con un'altra P, pulito. Allora, un'altra regola fondamentale è quella di gettare la carta pulita. Allora, se la carta non è pulita, non è riciclabile. È l'unico rifiuto che se non è pulito non si può riciclare. Mentre la plastica si può lavare, si può riciclare, la carta, essendo un materiale naturale,
cosa succede? Tipo classico, il cartone della pizza. Via. Bene, se è sporco, se voi mangiate la pizza sul cartone, cosa succede al cartone? No. E allora non si getta nella carta, si getta o nell'indifferenziato o addirittura nell'organico. Io vi consiglio nell'indifferenziato. Perché? Perché la carta è un materiale naturale, tende a biodegradarsi, tende a rovinarsi e quindi non è possibile poi riciclarlo. D'accordo? I laggi si riciclano, tutto ciò che è una plastica rigida, le posate, gli oggetti, i giochi, i giocattoli di plastica, ragazzi, non si riciclano, d'accordo? Quindi, o li regalate all'organico no, o li regalate a qualcun altro, se sono rotti li gettate nell'indifferenziato e se hanno delle parti elettroniche all'interno, quindi il classico giochino elettrico, non va gettato nell'indifferenziato ma va portato all'isola ecologica. Chi conosce l'isola ecologica? La risparmia!